i cinesi vincono sempre. Purtroppo non è il titolo di un film, ma quello che sta accadendo nelle aste giudiziarie fiorentine. Ma questo fenomeno si registra in tutte le città italiane, specialmente nei centri storici. Nel mirino edifici commerciali, storici, di lusso e ovviamente residenziali. Torniamo a Firenze, dove qualche giorno fa si è svolta l'ennesima asta per un appartamento di pregio in centro di circa 250 metri quadrati, base d'asta 330.000 euro. Si presentano 16 italiani e un cinese. Ci sono alcune coppie e piccoli costruttori. L'asta è molto accesa, ma dopo alcuni rialzi rimangono in due, un italiano e il cinese. A quel punto partono una raffica di rialzi con gli sconfitti che non riescono a nascondere il tifo per il connazionale. Non basta, alla fine la spunta è il cinese che offre 550.000 euro. Alcuni partecipanti sono sconsolati e dicono che va sempre così perché i cinesi hanno pacchi di soldi da spendere. Sembra che i cinesi incontrino delle difficoltà nel canale delle compravendite a causa della diffidenza di agenti immobiliari e privati e che per questo motivo si concentrano sulle aste giudiziarie, dove basta partecipare rispettando le regole e fare l'offerta più alta. Ma cosa ci faranno i cinesi con tutti questi appartamenti? Semplice, li ristrutturano a basso costo, li frazionano e li affittano a connazionali, oppure li rivendono, sempre a connazionali. Queste acquisizioni stanno cambiando la proprietà dei grandi palazzi storici e il tessuto dei condomini borghesi. Ma questo fenomeno è destinato ad aumentare con l'ingresso nel mercato delle aste delle decine di appartamenti pignorati dalle banche. Questa notizia ha fatto talmente tanto clamore che Matteo Salvini è intervenuto sulla questione e ha dichiarato che in Svizzera nessuno può comprare case se non si è cittadino o coniugato con uno svizzero. Il cronista ribatte dicendo che i cinesi sono qui da anni, molti addirittura nati qui. Salvini, non sapendo più cosa dire, risponde: vabbè, almeno diamo un segnale. A volte tacendo si fa più bella figura, anche perché la verità è che i cinesi sono arrivati decenni fa, hanno silenziosamente comprato con metodi più o meno leciti interi quartieri nelle principali città, trasformandoli in vere e proprie Chinatown, dove negozi e supermercati espongono solo insegne cinesi. Salvini adesso lancia slogan: ma dove erano la Lega e gli altri partiti di governo quando l'imprenditoria italiana spostava le produzioni in Cina, facendo crescere la nostra disoccupazione? Dove erano quando i prodotti cinesi a basso costo iniziavano a invadere il mercato senza controlli e dazi adeguati e senza protezione per i prodotti italiani? Oggi quasi tutto quello che compriamo è made in Cina. Negli anni abbiamo spostato enormi capitali verso questo paese dove non esistono i diritti umani dei lavoratori, le norme di sicurezza sul lavoro o i salari minimi. Oggi i cinesi hanno soldi, montagne di soldi, che li abbiamo portato noi direttamente in Cina. Non solo, abbiamo permesso l'importazione selvaggia, sia legale che clandestina, favorendo anche l'ingresso di prodotti contraffatti, illegali o dannosi. 20 anni fa un cinese che comprava una squadra di Serie A era una barzelletta. Oggi hanno comprato Milan e Inter, mentre un italiano non potrebbe mai comprare un'importante squadra di calcio cinese. Secondo il Sole 24 Ore, negli ultimi 2 anni sono già più di 300 le imprese italiane acquistate dai cinesi. Sembra che dopo la visita di Renzi nella primavera del 2016, la Cina non abbia trovato ostacoli a far shopping di imprese in Italia. Il fenomeno però non è solo italiano. I cinesi stanno scalando importanti aziende in tutta Europa, ma mentre l'America tenta almeno di difendersi, l'economia e la politica europea sembrano già in fase di resa e incapaci di opporsi al saccheggio degli invasori. L'economia comunista cinese continua a espandersi senza tregua e senza colpi di scena saranno loro a comandare l'economia nell'arco dei prossimi 10 anni. La domanda è: si accontenteranno di comandare l'economia o a quel punto vorranno di più?